Uomini e donne, chi è e che lavoro fa Carla Belotti? Carla è una delle nuove dame del parterre del trono Over ed è finita al centro dell'attenzione per via degli scontri durissimi che ha avuto con Biagio e con gli opinionisti. La dama è arrivata nella trasmissione proprio per conoscere Di Maro. Quest'ultima si è detta interessata a lui e si è anche detta sicura che lui non fosse, come appariva in televisione. Al contempo, era convinta che non sarebbe stata presa in giro da lui, anche se come sappiamo le cose non sono andate per il verso giusto. Ad ogni modo, Carla Belotti ha 53 anni ed è originaria di Bergamo. Ha avuto una lunga relazione e poi si è separata dopo 8 anni di matrimonio, durante i quali non ha avuto figli. La sua relazione è finita nel 1995 e da allora non ci sono più state storie d'amore, altrettanto importanti nella sua vita. Al momento Carla lavora per un'azienda che produce e vende bigiotteria. Nello specifico lei si occupa dei prodotti, dell'allestimento, delle singole vendite ma anche delle fiere e dei punti vendita. Come lei stessa ha raccontato, è soddisfatta della vita e del suo lavoro, ma vorrebbe trovare l'anima gemella. Carla Belotti è arrivata nella trasmissione con l'intento di corteggiare Biagio. Infatti, per il momento non si è dimostrata interessata ad altri cavalieri presenti in studio. La dama, però, non ha avuto una conoscenza serena, come quella che si aspettava. Inizialmente Carla aveva dichiarato di essere attratta principalmente dalla fisicità di Biagio e di voler conoscere nel tempo il suo carattere. Certa che comunque non si sarebbe fatta prendere in giro da lui. Dopo circa 3 settimane di conoscenza le cose sono degenerate ed in studio c'è stata una lite furiosa tra Carla e Biagio. La prima è stata protagonista di un siparietto di cui si è parlato molto, in cui ha imitato la voce e gli atteggiamenti del cavaliere, per prenderlo in giro. Alla fine della lite c'è stato anche uno schiaffo che ha sorpreso tutti. Insomma, sicuramente le cose sembrano non essere andate per il verso giusto, ma non è chiaro quale sarà il destino di Carla. La dama potrebbe anche rimanere per cercare l'amore, con altri uomini nel programma. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Carla Belotti e secondo voi dovrebbe rimanere per intraprendere altre frequentazioni dopo quella con Biagio oppure no? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.